il professor Nicolò Carnimeo qui a Monopoli. Perché? Quella lanciata stasera vuole essere un'iniziativa concreta a tutela del mare di Monopoli. Il mare di Monopoli necessita di un'area che venga tutelata e gestita, in quanto vi sono varie possibilità, ne abbiamo parlato in questo incontro, la creazione di un'oasi blu, la creazione di una zona di tutela biologica, sono dei sistemi che servono a gestire meglio il nostro mare e a preservarlo per le generazioni future. L'incontro di stasera serviva a incontrare il consenso degli altri attori sul territorio, l'amministrazione di Monopoli, il GAC, la Capitaneria di Porto, le altre associazioni che hanno a cuore gli interessi territoriali, proprio per costruire un progetto insieme che soprattutto sia condiviso e che rappresenti uno strumento politico concreto di tutela da contrapporre a logiche politiche anche nazionali che vorrebbero il nostro mare come un serbatoio per estrarre petrolio e gas. Professor Carnimeo, lei che ha navigato i sette mari ha rischiato che i pirati si tenessero la sua testa sul comodino come un ricordino e ancora di più ha anche fatto un'operazione bellissima, è stato con una barca nell'oceano Pacifico e alla scoperta di queste isole di plastica che sono devastanti. Ecco, approda qui a Monopoli perché? Approdo qui a Monopoli perché questo è il mio angolo di mare, ciascuno ha un angolo di mare a cui è legato e io sono legato a questo pezzo di mare. Dopo aver navigato, come diceva lei, anche nel Pacifico, nella grande isola di plastica, il Great Pacific Garbage Patch, ho scritto un libro su questo che si chiama Com'è profondo il mare, edito da Chiare Lettere. Però il problema lo abbiamo disperatamente anche qui, perché tutti i rifiuti plastici che vengono gettati in Adriatico, tutti quelli dell'altra sponda, Grecia, Albania, Slovenia, Croazia, finiscono sulle nostre coste. Dobbiamo cercare far sì innanzitutto di monitorare il quanto sta avvenendo, ma soprattutto di cercare di cambiare il nostro stile di vita. E un'area protetta, tornando all'incontro di oggi, serve anche a quello, a creare una palestra sostenibile da cui ripartire e da cui ricominciare. Il futuro è forse un piccolo ritorno a quello che eravamo, alle masserie che abbiamo qui in Agro di Monopoli, che nella loro non sapevano che cos'era il chilometro zero, ma lo praticavano, che mangiavano la frutta di stagione, che non gettavano niente. Forse quello è quello a cui dovremmo tornare. Ma avere un parco marino toglie economia o aggiunge economia? Aggiunge una nuova forma di economia, che è appunto l'economia sostenibile, che è quella che sostenibile vuol dire che possiamo lasciarla alle future generazioni perché si rigenera sempre. Questo deve essere il nostro compito adesso, porre le basi di qualcosa che parta dalla nostra identità, dalla ricchezza del nostro territorio, ma che possiamo anche lasciare. Grazie.